Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano per la 12ª edizione le giornate FAI d'autunno, l'amato e atteso evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. 350 le città italiane coinvolte, circa 700 i luoghi originali da visitare. Un evento importante che vede impegnate tutte le delegazioni di Abruzzo nell'organizzazione di eventi molto particolari. Sono 36 aperture che le delegazioni stanno animando anche con degli eventi speciali, quindi non si tratta solo di aperture di luoghi mai aperti o poco conosciuti, ma si tratta anche di luoghi che vivranno. Giusto per dare qualche numero, abbiamo 16 luoghi che non sono mai aperti, tra case dimore private e percorsi mai, diciamo, esplorati, e abbiamo anche 13 eventi speciali. Oltre ai luoghi del sapere si potranno visitare ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, laboratori, artigiani e siti produttivi ricchi di storie e curiosità, e ancora musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche. In programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Tra gli appuntamenti a cui non si può assolutamente mancare. Allora, sono tutti meravigliosi e bellissimi. Ne cito tre per non fare il torto a tutti gli altri, che sono quelli già segnalati dal FAI nazionale durante la conferenza stampa di ieri l'altro. Ed è l'Istituto Agrario di Scerni, che è un'eccellenza sul territorio, già un edificio antico, già importante, ma è eccellenza sul territorio per la preparazione che darà ai ragazzi. Altro punto è il Festival di Giolfante che si farà a Torricella Peligna, che viene replicato fuori periodo, perché sapete bene che il festival si fa in agosto, ma viene riproposto con degli appuntamenti incredibili in questo periodo. E il terzo luogo che segnalo è Anversa degli Abruzzi, un tuffo nella natura e nella bellezza del borgo.